Ciao a tutti e bentornati nello spazio Pillole anni 90-2000. Oggi vi voglio parlare di un programma televisivo che negli anni 90 ha raggiunto l'apice del successo ed era molto atteso dai giovani e non solo. Vi parlerò infatti del Festival Bar, vi racconterò brevemente com'era la sua storia, ma soprattutto vi racconterò com'era il Festival Bar negli anni 90 e 2000. E allora siete pronti? Vai con le pillole anni 90-2000 di oggi. Quanti bei ricordi quando si pensa al Festival Bar, quanti di quei pomeriggi vedevate l'anteprima del Festival Bar con il backstage dei cantanti, non vedevate l'ora che arrivava il martedì sera, perché negli anni 90-2000 andava in onda il martedì sera, per vedere il Festival Bar. E il Festival Bar è nato negli anni 60 grazie a Vittorio Salvetti, inizialmente trasmetteva su radio e poi dagli anni 70 è arrivato prima sulla Rai e poi dagli anni 80 sulle reti Fininvest, quindi Mediaset, da prima su Canale 5 e poi a partire proprio dagli anni 90 su Italia 1. I conduttori quindi sono stati vari, inizialmente è sempre stato proprio lo stesso Salvetti fino agli anni 80, poi quando appunto è passato su Mediaset il Festival Bar, e lì ha cominciato a essere condotto prima da Cecchetti e poi negli anni 90 anche da prima da Gerry Scotti, poi Amadeus, Fiorello, Elenoir Casalegno, Alessia Marcuzzi, Daniele Bossari, negli ultimi anni c'era stata anche Michelle Hunziker e via di seguito. Insomma, i conduttori sono stati veramente molti. Da dove trasmetteva il Festival Bar? Dalle principali piazze italiane, quindi Milano, Firenze, Bologna, Catania. E poi però invece la finale, che si teneva nel mese di settembre, era sempre all'Arena di Verona. È un classico questo. Per quanto riguarda appunto la musica che c'era al Festival Bar, ovviamente erano le hit più gettonate del momento, ma negli anni 90 e 2000 sicuramente c'era molto spazio per la musica dance. Ricordiamo alcuni degli artisti di musica dance che sono passati dal Festival Bar, per esempio Snap, Hadaway, Ice MC, Corona, Playa Itti, Alexia, Idatura, Robert Miles, Prezioso e Marvin, Gala, Sound Lovers, gli FL65, French Affair e via di seguito. Insomma, sono passati veramente tanti artisti di musica dance dal Festival Bar ed è anche grazie al Festival Bar che la musica dance negli anni 90 e 2000 andava molto forte in Italia. Festival Bar che poi è arrivato purtroppo a chiudere nel 2007. Inizialmente per mancanza di fondi non sono più state fatte altre edizioni, però in realtà i motivi potrebbero essere molti, perché poi se guardiamo negli ultimi anni c'è stato un programma su Canale 5 che ha cambiato nome diverse volte, ma che in qualche modo ricorda un po' il Festival Bar, anche se secondo me i livelli che c'erano al Festival Bar credo non si raggiungeranno più. Spero comunque sempre che un giorno magari il Festival Bar ritorni, anche se ovviamente con la musica di oggi non sarà forse la stessa cosa, però comunque sarebbe sicuramente molto apprezzato un suo ritorno, almeno io la vedo così. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, se vi è piaciuto questo video mettete mi piace, ci vediamo venerdì con il Dance Now, 5 canzoni dance nuove, oppure la prossima volta per lo spazio Pillole anni 90-2000, dove farò la seconda parte su Disco Radio e Radio Studio Più, con le cose che non erano state dette nella prima parte che mi avete detto voi, e però farò una cosa un po' diversa perché farò un confronto tra le somiglianze e le differenze che c'erano tra le due radio, cosa che farò poi anche per Radio 105, Radio DJ e Rin. Quindi, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale. Alla prossima!